4 punti percentuali sopra la media nazionale, a Potenza 23.311 elettori, ossia il 40,96% degli aventi diritto. Alle ore 23 della prima delle due giornate di ballottaggio si sono recati nei 77 seggi cittadini. Un dato destinato ad aumentare, probabilmente a superare il 56,64% dell'ultimo ballottaggio, quando nel 2019 gli elettori dovettero scegliere tra Mario Guarente e Valerio Tramutoli, quest'ultimo sconfitto per soli 200 voti rispetto a quello che poi divenne il primo sindaco leghista della città capoluogo. Questa volta la sfida è però tra un altro leghista, l'ex vicepresidente della regione Basilicata ed ex assessore alla sanità Francesco Fanelli, appoggiato dalla coalizione di centrodestra allargata anche ai centristi di Azione Italia Viva, e Vincenzo Telesca, candidato del centrosinistra, che in questo secondo turno ha beneficiato dell'accordo informale con gli altri due candidati, Smaldone e Giuzio. I potentini potranno andare a votare fino alle 15 di oggi, lunedì 24 giugno. Lo spoglio, che seguiremo in diretta su Antenna Sud, inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.